Dal congresso dell'American Society of Hematology, l'ASH, arrivano novità interessanti per il trattamento della leucemia mieloide cronica. Sono stati presentati, infatti, i risultati di follow-up a 3 anni di uno studio importante, lo studio OPTIC, risultati che confermano il valore dell'inibitore tirosinchinasico ponatinib e la validità della strategia di adeguare il regime posologico del farmaco in base alla risposta. Noi ne parliamo con un esperto di questa neoplasia ematologica, il dottor Bruno Martino. Dottore, che cosa dimostrano i nuovi dati dello studio OPTIC presentati da poco al congresso dell'ASCE? Cioè, qual è il messaggio che ne possiamo ricavare? Il dottore Cortes ha portato questi dati che sono, diciamo, dati a 3 anni di questo studio OPTIC, che è praticamente uno studio prospettico internazionale di trattamento con ponatinib nei pazienti affetti da leucemia mieloide cronica e sono resistenti. In questo studio veniva modificata la terapia durante il trattamento e i risultati sono stati eccellenti, nel senso che si è avuta una risposta praticamente abbastanza grande, un ottimo beneficio da un punto di vista di risposta. E il follow-up di 36 mesi mostra come la safety di questo farmaco è adeguata e con dei vantaggi e dei benefici. In effetti lo studio vuole andare a confrontare i rischi e benefici per amplificare i benefici riducendo la dose. E la risposta è stata associata anche ad una robusta overall survival, anche nei pazienti che presentavano, diciamo, la mutazione, le mutazioni che si accompagnano molte volte nei pazienti con leucemia mieloide cronica resistenti, che impediscono ai TKI di poter funzionare perfettamente. Ecco, ci ricorda un pochino più in dettaglio in che cosa è consistito lo studio OPTIC e quali erano i suoi presupposti? Sì, partiamo dal fatto che ponatinib è un potente inibitore di TKI che bypassa le resistenze, come dicevamo. Questo studio OPTIC, che è un acronimo di ottimizzazione di ponatinib nel trattamento dei pazienti con leucemia mieloide cronica resistenti, è l'ottimizzazione, diciamo, di questo protocollo, di questo studio prospettico, passava attraverso alla riduzione del dosaggio durante il trattamento. Quindi sono stati randomizzati circa 290 pazienti in 3 bracci, un braccio a 45 mg, un braccio a 30 mg e un braccio a 15 mg, ed una volta ottenuto una risposta molecolare, un trascritto, una quantità di malattia minore o uguale all'1%, i pazienti che stavano a 45 mg, a 30 mg, passavano a 15 mg sostanzialmente. E questo è l'endpoint principale dello studio. Noi lo vediamo a 36 mesi, ma già a 12 mesi aveva dimostrato efficacia nel dato, nel senso che il 44% dei pazienti che avevano eseguito un trattamento a 45 riuscivano ad ottenere questo target che volevamo, ovvero sia una quantità di trascritto minore o uguale all'1%, rispetto ai 30 mg in cui lo ottenevano il 29% dei pazienti e ai 15 mg in cui lo ottenevano soltanto il 23% dei pazienti. E questo era un dato statisticamente significativo. Quindi significava sostanzialmente avere una quantità di pazienti che iniziando a 45 a 30 mg riducevano il dosaggio per ridurre, diciamo, gli effetti collaterali. Un endpoint secondario, in effetti, era anche la safety di questo, la safety e gli eventi avversi. E in questa safety veniva compreso anche il problema delle occlusioni arteriose, che è il problema più importante attorno a questo farmaco. E veniamo dunque agli ultimi risultati presentati all'ASH. Quali sono dunque i risultati osservati con 3 anni di follow-up per quanto riguarda l'efficacia? Sì, l'endpoint principale era stato ottenuto già a 12 mesi, ma a 36 mesi è stato potenziato. Il 60% dei pazienti che partivano a 45 mg avevano avuto la possibilità di ridurre a 15 mg. Il 40% dei pazienti a 30 mg e il 40% dei pazienti a 15 mg. Quindi ci sono stati tanti pazienti che hanno avuto questa possibilità di ridurre nei 2 bracci il trattamento a 15 mg.
E questo con una sopravvivenza, diciamo, dell'87%, a 3 anni l'87% dei pazienti è vivi sia a 45 mg che a 30 mg. Lo sono nel 92% vivi pazienti che partivano a 15 mg. Invece, per quanto riguarda la progressione libera da malattia, cioè ovvero sia la progressione della malattia, si è visto come praticamente i pazienti che progredivano erano soltanto il 30%. Questi dati sono ottimi, in quanto in un follow-up, diciamo, più lungo che noi abbiamo osservato sulle curve statistiche della Kaplan-Meier, si vedeva come i pazienti che avevano un'osservazione più lunga dei 36 mesi avevano un plateau sulla curva. Quindi questa sopravvivenza e questa libertà dalla progressione si manteneva anche nel tempo. Un'altra cosa importante, quella che è stata osservata praticamente, è che la risposta dei pazienti con la mutazione, specie la 315, rispondevano nel 64% dei pazienti. Dobbiamo ricordare che i pazienti con melodia cronica resistente che presentano la mutazione 315i è una mutazione che è resistente a qualsiasi trattamento. L'unico farmaco a cui è sensibile è il ponatinib, quindi un'ottima risposta e un ottimo recupero di questi pazienti. Tutte le altre mutazioni, diciamo, era sufficiente il ponatinib ad superarle. E ancora, per quanto riguarda gli eventi occlusivi più importanti come setti, si sono visti 12% dei pazienti con 45 mg, 6% nei pazienti a 30 mg, 4% di eventi a 4, nel gruppo a 15 mg. Ma se spalmati per 3 anni di malattia, quindi anni paziente, si è visto come questa incidenza si riduceva dai 45 mg a 4,5% dei casi, al 3% nei pazienti con il dosaggio di 30 mg, ad 1,8% nei pazienti a 15 mg. Come per dire che l'effetto della riduzione del dosaggio spalmato su 3 anni praticamente riduceva l'incidenza, e questo è un dato molto importante. Al congresso dell'ASH sono stati presentati anche i risultati di un'analisi post hoc, cioè un'analisi ulteriore dello studio OPTIC, nella quale gli autori hanno valutato i risultati di sopravvivenza a lungo termine a seconda del grado di risposta ottenuta e della rapidità di risposta. Ci può spiegare meglio in che cosa è consistita questa analisi e quali sono i risultati e la loro importanza? Sì, la Jane Eppert dell'Imperial College di Londra ha portato questi dati, sono importanti, dimostra come la precocità della risposta disegna la storia del paziente sostanzialmente, e in maniera sintetica, avere un trascritto sotto il 10% significa una prognosi di un certo tipo, avere un trascritto all'anno sotto il 10% significa avere per esempio un 35% di pazienti che vanno in progressione. Se invece al terzo, al sesto mese o all'anno c'è un trascritto che sta sotto l'1%, la quantità di pazienti che vanno in progressione è molto bassa, è solo il 5%. Ma dunque, ricapitolando, sulla base di tutti questi risultati che lei ci ha illustrato, cosa possiamo concludere sul ruolo e il valore di un farmaco come ponatinib nel trattamento della leucemia mieloide cronica? Allora, ottimi risultati in pazienti più ritrattati. Sono pazienti che hanno ricevuto 2-3 linee di trattamento e che non hanno, diciamo, più possibilità terapeutiche. Molti di questi pazienti avevano la 315i, mutazione quindi abbastanza resistente a tutti i trattamenti. Quindi lo studio di 3 anni mostra un follow-up abbastanza lungo per dimostrare la tollerabilità e la safety di questo farmaco e l'efficacia di questo farmaco sostanzialmente. È come riportare indietro l'orologio della malattia dei pazienti che non avevano avuto più possibilità future.